Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo appuntamento con la Video Review, dove vi andremo oggi a recensire la terza applicazione di Vito Technology, che è la software house responsabile e creatrice degli ottimi Solar Walk e Star Walk, di cui abbiamo già recensito le due applicazioni in passato su iPhone. E invece la loro nuova creazione si chiama GeoWalk. E mette un po' a côté, diciamo, quello che è il mondo dello spazio, il mondo dell'astronomia, e si concentra sul nostro pianeta proponendo un'applicazione molto molto semplice e molto improntata al dinamismo e all'aspetto grafico forse più abbordabile rispetto a Solar Walk e Star Walk, andando a evidenziare quelle che sono le peculiarità e gli aspetti più belli e affascinanti del pianeta Terra, mostrandoli, come potete vedere, su questo globo virtuale. Possiamo chiaramente ruotare il globo per andare a vedere le varie parti del mondo. Vedete? Posso chiaramente pinzare per zoomare su i vari territori. Qui ci troviamo negli Stati Uniti, Messico, eccetera, eccetera. E come potete vedere sulla Terra sono presenti questi pallini che rappresentano delle sorte di attrazioni, delle sorte di punti di interesse che contraddistinguono le varie zone. Vedete, zoomando ne compaiono addirittura di più, che contraddistinguono le varie zone del pianeta. I vari colori corrispondono chiaramente a vari argomenti, a varie tematiche che vanno a così contraddistinguere il punto di interesse in questione, che vedete si muovono anche molto molto bene con queste animazioni, queste bolle che compaiono, che mi piacciono davvero molto. E come potete qui vedere qua sotto, è possibile applicare una sorta di filtro a queste bolle, mostrando ad esempio solo quelli che sono le costruzioni e i monumenti storici delle varie zone, quelli che sono solo le attrazioni naturali, ovvero animali e piante che contraddistinguono la zona che a voi interessa, oppure cliccando sull'ultima icona possiamo vedere la provenienza e insomma la zona in cui viene associata una certa figura storica. E chiaramente, se poi vogliamo avere ulteriori informazioni, andiamo ad esempio in Italia dove troviamo Giulio Cesare, se noi ci clicchiamo sopra possiamo vedere una rappresentazione del personaggio in questione e scrollare la descrizione, che purtroppo per ora è solo in inglese, una breve descrizione davvero molto molto stringata, ancora meno di quanto ci sarebbe ad esempio in Wikipedia, ma che vi permette appunto di accedere a informazioni veramente dirette e insomma così a pillole per capire immediatamente di che cosa si tratta e che cos'è il personaggio, il monumento, l'animale o la pianta che avete di fronte. E avere subito così delle informazioni davvero molto molto mirate. Premendo sull'icona qui a sinistra è possibile vedere tutte e tre le tipologie di eventi. Possiamo chiaramente ingrandire, vedere anche qui la descrizione. Se portiamo l'iPhone in modalità landscape non succede sostanzialmente nulla, nemmeno qui nella descrizione e nemmeno se torniamo al globo terrestre. Vedete, non succede nulla, quindi il tutto va utilizzato unicamente in modalità portrait. C'è però una sorta di piccolo cover flow che si attiverà premendo il libricino qui in alto, ed ecco che potremo così accedere a vari elementi e a vari aspetti che contraddistinguono il nostro pianeta, come ad esempio qui un ponte di Sydney, e anche qui vedere la descrizione relativa. Veniamo poi portati direttamente al punto dove questo elemento è presente. Possiamo quindi vedere la descrizione, premere sul mondo e tornare indietro. Graficamente potete vedere l'applicazione è molto meno impegnativa rispetto a Solar Walk o Star Walk, è molto più infantile, oserei dire, con questi pallini colorati che compaiono, questo mondo un po' puffettoso. E quindi si indirizza secondo noi ad un target forse meno adulto, ma più insomma ad ampio respiro rispetto ai vari Star Walk e Solar Walk. Questo permette però comunque all'applicazione di essere davvero molto valida. L'unica pecca per noi naturalmente è il fatto che
le descrizioni non siano ancora presenti in italiano, se avverrà una traduzione chiaramente ve lo faremo sapere, ed è veramente un peccato perché le varie informazioni contenute, vedete, sono davvero molto varie e chiamano in causa tutto il mondo, i pallini sono veramente tantissimi e vi sfidiamo a leggere tutte queste descrizioni. Andiamo a vedere in California cosa possiamo trovare. Ah, qua c'è San Francisco, il ponte, chiaramente il Golden Bridge di San Francisco, e un po' più in giù, a Cupertino non c'è nulla, eh? C'è questa diga, ok, qua c'è il Grand Canyon. Bene ragazzi, io credo di avervi fatto passare il messaggio, di avervi mostrato tutte le caratteristiche di GeoWalk, che sono abbastanza stringate, ma davvero mirate e ben realizzate sotto il punto di vista grafico e di esposizione dei contenuti. L'unica pecca magari è il fatto che quando si va a leggere un testo queste piccole icone qui in fondo non scompaiono. A me sarebbe piaciuto scomparissero perché mi danno un po' fastidio quando devo leggere il testo, ma a parte quello direi che di difetti particolari non ce ne sono. Con questo dunque io vi ringrazio per la visione come sempre del nostro video e vi invito come ogni volta iscrivervi al nostro canale YouTube di App Video Review se ancora non l'avete fatto. E alla prossima. Ciao ragazzi!